chiamateci volontari, noi siamo turisti per caso. Non chiamateci volontari, noi siamo scopritori. Persone che sono in cerca di nuove emozioni. Noi non siamo volontari, ma siamo persone in cammino. Persone che vogliono scoprire culture diverse. Siamo qui per conoscere la cultura di questo popolo. Confrontarci con una realtà diversa dalla nostra. Per osservare, per guardare, per raccogliere, per rubare idee e rubare modi di vita. Lo facciamo mettendoci in relazione con le persone che troviamo durante le visite, durante le varie attività. Lo facciamo attraverso gli incontri, i colloqui, i racconti delle loro esperienze. Conoscendo, facendo sorrisi, collaborando, condividendo. Torniamo sicuramente cambiate. Torniamo a casa sconvolte. Ma cariche anche di voglia di fare. Torniamo a casa arricchiti, incuriositi e pieni di buona volontà per migliorare il futuro. La cosa più difficile di questo viaggio è stata accettare le diversità e le differenze. È stato difficile non lasciarsi sopraffare dall'emozione. E la cosa più facile, più bella, è vedere come sono sempre comunque contenti, sorridenti. È stato facile farmi coinvolgere, però adesso mi viene da piangere. Questo è un viaggio attraverso e dentro l'anima di un popolo. E dentro la nostra anima. Vale la pena fare questa esperienza per capire cosa c'è dentro di noi. Fare questa esperienza coinvolge le persone nel più profondo del loro essere. Per crescere, perché nella vita c'è sempre necessità di crescere. Torniamo a casa conoscendo e capendo che la vita è bella, nonostante tutto è sempre bello vivere.